Esplosione questa mattina nel ristorante Cacio e Pepe di Abano Terme. La fuga di gas devasta il locale, che fortunatamente a quell'ora era vuoto. Sconvolto il titolare del ristorante, distrutto dalla fuga di gas. Ieri sera è stato l'ultimo ad uscire dopo aver chiuso tutto. Adesso dice ci sono 7 famiglie senza lavoro. La morte sospetta di un 25enne di Vigo d'Arzara, è trovato privo di sensi dei familiari 4 giorni fa, potrebbe essere stato ucciso da un overdose. Ancora droga tra i minori nell'Alta Padovana, denunciato a San Giorgio delle Pertiche, un 17enne trovato con 10 dosi di hashish pronte per essere vendute. Oggi in prefettura Padova il costo, si affronterà anche il tema dei migranti, il sindaco Giordani interviene sull'ipotesi del governo di cancellare la protezione speciale. Questione plateatici, torna a far parlare in vista della bella stagione, il nuovo sovrintendente annuncia che si tornerà alla situazione pre-Covid. Più di 30.000 ingressi negli ultimi 8 mesi, record di visite al Battistero del Duomo, in arrivo 750.000 euro per nuove ristrutturazioni. Buongiorno, benvenuti al TG di Telenordest. Apriamo il nostro telegiornale con la cronaca, perché c'è stata un'esplosione in un locale di Abano Terme, ma ci racconta tutto Chiara Gaiani, che è sul posto con Federico Cibotto. Buongiorno Chiara. Buongiorno Ferdinando, buongiorno ai telespettatori. Partiamo da questa immagine che è significativa. Come vedete c'è un braciere con delle fiamme, una bombola a fianco. È proprio questa la bombola incriminata per l'esplosione avvenuta questa mattina in via Previtali ad Abano, che ha semidistrutto l'osteria Cacio e Pepe. Come vedete la stanno svuotando, sorvegliata dai vigili del fuoco in sicurezza. I vigili del fuoco non l'hanno mollata, tra virgolette, un attimo. Siamo all'interno di un parco che si trova proprio a ridosso del ristorante. Che cosa è accaduto? Erano le 8:54, nel frattempo noi ci avviciniamo con le immagini del collega Federico Cibotto proprio al luogo dell'esplosione, quando è arrivata la prima chiamata ai vigili del fuoco. Una signora, probabilmente un'addetta alle pulizie, stava per entrare all'interno dell'osteria quando c'è stata la deflagrazione causata dalla fuga di gas GPL dalla bombola che vi abbiamo appena mostrato. La donna è miracolosamente incolume, ha riportato solo una contusione ad una spalla, ma non gravi ferite, non ha dovuto neanche ricorrere alle cure del pronto soccorso. Via Previtali, sopra all'osteria, come potete vedere, ci sono 3 appartamenti. All'interno c'erano anche alcune persone che ancora dormivano a quell'ora, un botto enorme che è stato ovviamente sentito da tutto il quartiere. Immediatamente le persone sono state evacuate dai vari appartamenti, sono state fatte uscire dai vigili del fuoco che sono arrivati davvero in un lampo. Tra i primi ad accorrere sul posto, anche se non era direttamente presente sul posto, il titolare dell'osteria Cacio e Pepe. Allora noi vi proponiamo la sua testimonianza raccolta poco dopo l'esplosione. La relazione ce lo diranno, ma per adesso sì, sembra che c'è una fuga di gas dall'interno, non dall'esterno, come hanno scritto già su un giornale che i funghi hanno alimentato cose, i funghi non funzionano, sospenti, non hanno alimentato niente. Il problema c'è da dentro. Tutto. Lei era qui in quel momento? No, no, il locale era chiuso per riposo settimanale. Non c'era nessuno dentro. Chi l'ha avvisata? La gente che stava qui al bar, che hanno sentito il botto. So che una signora stava per entrare e si è fatta un po' male. Ma no, non si è fatta male, grazie a Dio, non so come ha fatto a non farsi male, ha sentito l'esplosione alle orecchie e le cose varie, stava per entrare, quando è entrata si è sentito il botto, tutto lì. Però grazie a Dio non c'è niente, perché non l'hanno portata via nemmeno l'ambulanza e cose varie, grazie a Dio. Ascolti, lei ha già calcolato quanti danni potrà avere? Non lo so, perché non mi hanno fatto entrare dentro, non mi fanno entrare, non lo so. Ecco, quello che vedo dall'esterno, però dentro il locale dicono che è integro, solo la parte della cucina e della pizzeria, che dove per me c'è stata la fuga del gas, però è tutto divelto, non riesco a calcolarlo un danno del genere. Certo, non ci voleva, perché un anno chiusi di Covid, più tutti i problemi con le bollette, adesso fermano attività e ci stanno 7 persone che lavorano, 7 famiglie, non è una cosa bella. E questa non è nemmeno una cosa facilmente rimetterla in piedi, perché penso che non ho idea, ecco, c'è l'assicurazione per vedere, non ho idea. Sono solo sconvolto, quello sì, perché ho detto tutto mi sarei mai immaginato, ma una cosa del genere no, anche perché l'ho chiuso io il locale, fughe non ce n'erano.
fughe non c'erano. Ieri sera a mezzanotte abbiamo chiuso, buttato l'immondizia, ho fatto tutte le solite cose che facciamo e poi ecco, è successo quello che è successo. Tutto lì. Ecco, come potete vedere ci siamo spostati per farvi vedere proprio qual è l'entità dei danni. Il boato, l'esplosione ha causato la deflagrazione di molti vetri, anche se un particolare che abbiamo notato con il collega Federico Cibotto, molti dei bicchieri di calici che sono sopra i tavoli sono ancora integri. È crollato però anche un muro dall'altra parte del locale ed è la zona della cucina è sostanzialmente distrutta. Sono in corso le indagini dei vigili del fuoco, ci sono stati anche i carabinieri che hanno operato alcuni sequestri per stabilire le esatte cause dell'esplosione. Sicuramente incriminata la bombola che vi abbiamo fatto vedere, che il funzionario dei vigili del fuoco ci ha detto che è stata trovata aperta, quindi sarà da capire come mai. Nel frattempo sono ancora fuori dai loro appartamenti gli occupanti dello stabile, anche se le prime verifiche statiche sull'edificio escluderebbero danni e quindi è probabile che nel corso del pomeriggio tutti possano rientrare. È stata interrotta anche la circolazione in via Previtali, una strada che collega Abano a Montegrotto Terme è ancora interrotta in questo momento, ma è ragionevole pensare che nel primo pomeriggio insomma tutto qui tornerà alla normalità. Una vicenda ovviamente che noi continueremo a seguire. Ricordiamo insomma che davvero la signora che stava per entrare è stata sostanzialmente miracolata, nessuno si è fatto male e tutti ovviamente tiravano un sospiro di sollievo. Vi racconto solo un piccolo dettaglio: al primo piano c'era anche un coniglietto d'appartamento, il coniglietto di una bambina che era fuori casa con la mamma ed è stato subito accorso e soccorso insomma dalla nonna di questa bambina che lo ha trovato molto impaurito, ma insomma anche il coniglietto stava bene. Ecco, se non ci sono altre domande da studio ringrazio Federico Cibotto per la collaborazione tecnica e da Abano restituisco la linea allo studio. Noi ringraziamo Chiara Gaiani e Federico Cibotto per questo collegamento, ovviamente se ci saranno novità si ricollegheranno, ve le daremo in diretta nella nostra informazione. Andiamo avanti con la cronaca, andiamo a Vigo d'Arzere dove c'è una morte sospetta di un 25enne. Il suo cuore non ha retto e dopo 4 giorni di agonia ha smesso di battere. Giulio Barbato, 25enne di Vigo d'Arzare, è morto in ospedale 4 giorni dopo essere stato ricoverato per un malore improvviso mentre era in casa con i genitori. Sono stati i propri familiari venerdì mattina a chiamare i soccorsi dopo aver trovato Giulio privo di conoscenza. Il ragazzo, visto le condizioni critiche, era stato immediatamente ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Padova dove ieri è deceduto. Il sospetto è che a provocare il malore improvviso sia stata l'assunzione di stupefacenti. Sono stati gli stessi familiari a dirlo ai sanitari del 118. Sembra che i carabinieri, intervenuti a Vigo d'Arzere, abbiano anche trovato della droga nascosta nella stanza del 25enne. La procura è stata informata del decesso e potrebbe aprire un'indagine e disporre l'autopsia. E a San Giorgio delle Pertiche è stato trovato un minorenne con 10 dosi di hashish. Confezionate e nascoste in un borsello. Erano 10 le dosi di hashish sequestrate durante un controllo dagli agenti della polizia locale della Federazione del Campo Sampierese a un 17enne di San Giorgio delle Pertiche, trovato a girare in bicicletta nei giardini di Piazzale Bonetto nella frazione di Arsego. A segnalare la presenza sospetta erano stati alcuni residenti, da qui i controlli eseguiti a ridosso di una manifestazione che richiamerà moltissimi giovani. Il 17enne è stato denunciato. È il secondo caso di minorenne denunciato per spaccio in meno di una settimana nel campo sampierese. Venerdì scorso era toccato un altro 17enne a Campo d'Arsego. Battaglia Terme è stata invece denunciata una persona che aveva aggredito l'operatore di una struttura di accoglienza con un'accetta. Aveva minacciato e tentato di aggredire con un ascio un operatore della struttura di accoglienza di cui era ospite. Un 31enne nigeriano è stato denunciato dai carabinieri. L'episodio di violenza era avvenuto il giorno di Pasquetta, lo scorso 10 aprile, all'interno della comunità che ha sede a Battaglia Terme. Lo straniero, al culmine di una lite per furti di motivi, davanti a molti testimoni, ha aggredito un addetto del centro di accoglienza e brandendo un'ascia per spaccare la legna era riuscito anche a ferirlo leggermente. L'operatore è riuscito a mettersi in salvo grazie all'intervento dei carabinieri che erano arrivati in tempo evitando così che degenerasse e che avesse esiti ben peggiori. Nei giorni successivi il dipendente della struttura ha deciso di sporgere denuncia e così i carabinieri hanno indagato lo straniero per lesioni, l'accetta è stata sequestrata.
Scene da Far West per una rissa fuori da un locale di Vigo d'Arzare. Una rissa in un bar di Vigo d'Arzare domenica sera finisce con 5 denunce da parte dei carabinieri della sezione radiomobile di Padova. Si tratta di 3 cittadini sudamericani e 2 cittadini africani di età compresa tra i 45 e i 27 anni, residenti nelle province di Padova e Venezia. Gli uomini dell'arma sono stati allertati da un passante che ha sentito delle urla provenire dall'esterno di un bar del comune della Cintura Padovana. La rissa, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, è nata per gli apprezzamenti non richiesti ad una ragazza. I militari, intervenuti sul posto, dopo aver sedato la zuffa, hanno identificato e denunciato i 5 che ora dovranno rispondere del reato di rissa. Vediamo una brutta storia che ci arriva a cavallo fra il Trevigiano e Padovano. È stata rinviata l'udienza preliminare sulla violenza sessuale ai danni di una ragazzina che al tempo dei fatti aveva 12 anni. Sul banco degli accusati sono finiti la madre della piccola ed il nuovo compagno. La donna si era separata dal marito ed aveva conosciuto l'uomo che immediatamente aveva dimostrato delle attenzioni verso la figlia. Attenzioni che si erano presto trasformate in veri e propri atti sessuali. Ed era stata proprio la madre a spingere la figlia nelle braccia del quarantenne. I fatti risalgono all'estate del 2019. La piccola si era confidata con la compagna del padre ed era scattata la denuncia e l'arresto della coppia. Si deciderà alla prossima udienza, rinviata di qualche mese, se la madre e l'uomo accederanno all'abbreviato. Una storia terribile che ha segnato per sempre la vita di una ragazzina. Oggi a Padova il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza si parlerà anche di migranti. Io la vedo un po' come polemica politica, più che altro, perché noi abbiamo bisogno di lavoratori. Allora, prima di tutto c'è un problema di umanità e questo è il principale. Poi abbiamo bisogno di lavoratori. Allora, se facciamo qualche corridoio umanitario gestito, bisogna gestire. Se non siamo capaci di gestire il problema diventa un problema, un grosso problema. Secondo me, se viene gestito in qualche maniera, gestito sia sotto l'aspetto umanitario che sotto l'aspetto lavoro, d'altronde gli imprenditori hanno bisogno di forza di lavoro. Per cui, in qualche maniera, dobbiamo trovare. Se facciamo ogni volta destra contro la sinistra, centro destra contro centro sinistra, non funziona, almeno per me. O si mette a parlare, a discutere con l'Europa, che è l'attore principale, non riusciamo, se no. Questo è, fare polemica e alzare i toni non serve niente. Cambiamo decisamente argomento, parliamo dei plateatici padovani. Padova e i suoi plateatici dehors delle piazze che da un lato attirano clienti e turisti e dall'altra nelle ore serali fanno infuriare i residenti e per anni sono stati oggetto di diatriba con la soprintendenza che tutela i beni culturali. Durante la pandemia i plateatici erano stati allargati per consentire di mangiare all'aperto, per far lavorare bar e ristoranti. Ora, nonostante lo Stato abbia concesso una proroga delle concessioni fino a fine anno, nella città si sta tornando alla situazione pre-pandemia e così sarà anche per le piazze, come spiega il nuovo soprintendente ai beni culturali e archeologici Vincenzo Tinè. Il Covid è strafinito, per Dio ci assiste, e non sono più plausibili motivazioni così sanitarie, no? E di estrema diffusione, di dehors indiscriminata. Adesso è importante riportare questa necessità strettamente logica legata al turismo, alla società civile, tutti vogliamo mangiare fuori, ci siamo abituati a farlo. Il problema è farlo con rispetto del contesto urbano, dei cittadini che vivono al centro, per non finire come altre città, anche venete, è completamente in pasto ai turisti. Padova, in quest'ultimo anno, complice anche il riconoscimento di patrimonio UNESCO di Urbs Picta, è diventata molto attrattiva per i turisti che scelgono la città del Santo come meta turistica per brevi soggiorni. L'offerta dei locali dunque punta molto sulla fruizione dei plateatici. Padova, per fortuna, è una città viva, è una città frequentata da cittadini, da studenti, è una città ancora in cui il centro è il cuore vivo e pulsante, quindi i dehors devono essere regolamentati, lo stiamo facendo perché il Comune ha deciso meritoriamente di tornare all'accordo 2020 con la sovrintendenza, quindi ci sono piovute un sacco di richieste di autorizzazioni sulle piazze che avranno finalmente un nuovo ordine. Restiamo a Padova, dove arriva 1 milione di euro per la sistemazione degli alloggi di edilizia popolare. In arrivo più di 1 milione di euro per ristrutturare 9 alloggi ERP a Chiesa Nuova e a Volta Barozzo.
La giunta del comune di Padova ha dato l'ok a un investimento per il patrimonio residenziale pubblico, approvando i progetti esecutivi dei 9 alloggi da ristrutturare. Saranno 9 tra Volta Barozzo e Ponte San Nicolò e 3 in zona Chiesa Nuova. Si tratta di un intervento di riqualificazione generale ed efficientamento energetico con l'obiettivo di aumentare la qualità delle case pubbliche. La spesa complessiva per tutti gli appartamenti è di 1.150.000 euro finanziati dal PNRR. Soddisfatta l'assessora alle politiche abitative Benciolini, che però lamenta la mancanza di un fondo strutturale per l'ammodernamento del patrimonio edilizio. Cambiamo ancora argomento, parliamo della scuola senza voti, cosiddetta, e delle polemiche che sono sorte in seguito alle ultime decisioni di alcuni presidi. Da un lato l'esperienza della scuola superiore padovana che ha deciso di premiare gli alunni con la media del 9 regalando 100 euro, dall'altra invece il percorso intrapreso un anno fa dal dirigente scolastico di Lozzo Attestino che ha eliminato i voti a favore di una valutazione narrativa. Dare 100 euro, spiega il preside D'Ambrosio, non rappresenta un momento di crescita e la scuola al giorno d'oggi deve essere un luogo che consente l'espressione e la crescita personale dell'alunno. Quello che avrei fatto sicuramente avrei dato la possibilità di valorizzare l'eccellenza, ma le persone come si valorizzano? Si valorizzano dicendo una cosa molto semplice: tu per noi vali, tu per noi sei importante, metti a disposizione degli altri quelli che sono i propri talenti. Il dirigente scolastico, proprio per questa scelta di scuola senza voti e per altre iniziative, era stato pesantemente criticato dal giornalista Mario Giordano. A gennaio aveva scritto su un noto giornale, possiamo dire che è Panorama, un articolo con nome e cognome sulla scuola che dirigo e anche su di me. E, citando testualmente il fatto che noi, abolendo i voti e dando una valutazione narrativa, rendiamo la scuola una sorta di spettacolo e che ancor più inserire nella scuola, cosa che poi noi abbiamo fatto, un'aula TikTok, come se il problema fosse TikTok e non invece il bisogno di comunicare che abbiamo tutti noi, o ancor più chiamare una classe future classroom, allora un dirigente andrebbe allontanato. D'Ambrosio ha già sporto querela e, forte della sua idea di scuola del futuro, il prossimo 26 aprile inaugurerà la future classroom. Qui io credo che la riflessione di merito che occorre fare, al di là della querela che è stata già depositata a me difende ANP, Associazione Nazionale Presidi, occorre dire che c'è una parte di scuola che è veramente pronta, no, per fare il futuro oggi. I stessi documenti ministeriali, PNRR, parlano esplicitamente di future classroom, quindi non ci siamo inventati nulla. Forse occorre far capire, insomma, alle persone, tra cui anche una parte del giornalismo, che la scuola non è quella di 100 anni fa, non è quella del, diciamo, se vogliamo, del libro cuore. La scuola dovrebbe fornire quegli strumenti affinché ciascuno possa trovare la propria strada, e quindi ben vengano aule dove è possibile registrare video, podcasting o altro, dove il voto non è qualcosa di discriminante, ma è, insomma, la valutazione formativa avviene assolutamente, diciamo, senza il nome. E ora l'aggiornamento di una notizia che vi abbiamo dato nei giorni scorsi, ovvero il ferimento di un gheppio salvato dai carabinieri. Le radiografie confermano che il gheppio, chiamato Salvo dai carabinieri, per ricordare la figura di Salvo d'Acquisto, ha riportato la frattura all'ulna a causa di un pallino sparato da un bracconiere. E ora i militari indagano per rintracciare il responsabile. Chiudiamo con una bella notizia sul battistero del Duomo di Padova. Inserito tra gli 8 cicli pittorici che compongono l'Urbs Picta, il battistero della Cattedrale di Padova, dopo il restauro esterno di luglio dello scorso anno, è stato visitato da più di 30.000 persone. Ora una nuova convenzione è stata sottoscritta dalla Diocesi di Padova, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e dalla Soprintendenza Archeologica per un secondo progetto di recupero che partirà a maggio. Lavorare sul battistero significa effettivamente mettere in moto una serie di pensieri che sono di carattere materiale ma anche legate proprio al destino della città, all'accoglienza della città, almeno io la vedo così. E quindi trovo che sia un programma di grande attualità, di grande contemporaneità, perché è molto concreto, vitale, insomma. La diocesi ha cominciato benissimo, i dati dimostrano che ragionando in questi termini i visitatori
non solo aumentano ma sono anche contenti. Quindi credo che sia davvero una sorta di laboratorio sperimentale che fa bene anche ad altri soggetti. Saranno 750.000 euro i fondi che la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo metterà a disposizione. Da un primo lavoro sull'illuminazione per valorizzare gli affreschi di Giusto de Menabuoi, si passerà poi al restauro del giardino interno posto dietro al battistero, aprendo ad una nuova lettura del complesso della cattedrale. È un intervento assolutamente di tipo conservativo. È chiaro che l'intervento va accompagnato poi a un adeguamento funzionale, utilizzando le moderne tecniche per poter visionare anche in maniera corretta ciò che è stato restaurato. Il patrimonio della Curia si apre dunque a tutti. Il fatto che sia stato riconosciuto anche dall'UNESCO come tante altre opere della nostra città indica che noi come Chiesa lo custodiamo nel modo migliore, cioè vivendolo, però ne siamo sostanzialmente dei custodi perché riconosciamo che è di tutti. E se la bellezza può costruire fratellanza, credo che sia un bel contributo che noi diamo anche a questo processo di fratellanza universale. Grazie per essere stati con noi, questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale, vi auguriamo un buon pomeriggio.